Forte Tashiro a salvare quel pallone, l'attacco di Koga difende Mochi De Gennaro, Malino per Mirazzilla, l'attacco di Sella, il punto numero 14. Sono tre match point per l'Italia per andare a Yokohama. Per andare a Yokohama, la strada passa per chi ama sorprendere, per chi ama attaccare, per chi ama questo sport meraviglioso che è la pallavolo. Paolo Egonu, tre match point per la nostra nazionale. Tira forte sul nastro Kubata. Il muro dell'Italia se ne va fuori, il primo annullato, il dodicesimo punto per il Giappone. Non è un problema, Miriam ha scelto bene, non ti preoccupare. Ora pensiamo a questo storico, epico cambio palla che è la porta d'accesso a Yokohama nei primi quattro del mondo. 14-12, Giappone a servire. Lucia Bosetti, palla match. Mirazzilla con un salvataggio con Ishii che attacca su Mochi De Gennaro. Malinov ancora per Mirazzilla, il muro vincente da parte di Araki. 13-14. Questo non deve essere un incubo, ma deve essere un monito. Bravissima la centrale a girare le mani in volo ad andare sulla traiettoria di diagonale scelta da Mirazzilla. Si addormenta purtroppo Paolo Egonu, sempre attivi, sempre attivi, sempre attivi in copertura su ogni palla. Dobbiamo andare a prendere gas aperto fino alla fine, ok? Aspettiamo, vai fino alla fine, fino a che quel pallone non è caduto a terra. Ci deve essere la massima capacità, la massima attenzione per andarlo a sfrenare, per andarlo a prendere, essere protagonisti di quell'attrezzo per cercare di gestirlo al meglio. Ora ci aspetta un'altra battuta, un'altra ricezione. È un cambio palla che deve essere il punto finale. Forza, ragazze terribili. Forza. Concentrazione. Tirate fuori tutto quello che avete in questa, in questo finale di questa partita veramente senza respiro, da brivido per la nostra nazionale contro le padrone di casa del Giappone. Siamo nel quinto set, 14-13. Un match point per l'Italia con Koga al servizio. Concentrazione massima per le nostre ragazze azzurre. C'è Koga, palla morbida su Mirazzilla. Malinov, l'attacco di Paolo Egonu, il pallone è buono, ragazzi, è buono. L'Italia, l'Italia ancora una volta è tra le prime quattro. Anche aspettiamo, perché c'è un challenge, aspettiamo di vedere, aspettiamo di vedere. Lo chiama chiaramente il Giappone, perché lo deve fare. Ci sono le lacrime delle nostre azzurre, di queste ragazzine, l'abbraccio della nostra Italia, perché è un'Italia fantastica, l'Italia delle ragazze terribili, l'Italia che ha fatto benissimo fino all'altro giorno, che ha fatto benissimo anche in questo finale. Ed è buona! Che ha sofferto, la palla è buona. L'Italia, l'Italia è tra le prime quattro del mondo e non è finita qui. Bravo. E non è finita qui. Bravo. Sono le ragazze terribili di Davide Mazzanti per la quarta volta nella storia tra le prime quattro. Nel 2002, quando vincemmo l'unico mondiale con Marco Bonitta al comando, e poi nel 2014 l'ultima volta tra le prime quattro in Italia. L'Italia c'è, l'Italia è a Yokohama, l'Italia che deve ancora giocare con la Serbia è alla decima vittoria di questo mondiale. La storia la fanno queste splendide ragazze, queste sono le ragazze che hanno voluto trovare lo spirito di squadra giusta, la giusta amalgama e soprattutto ascoltare bene un allenatore che ha creato l'humus giusto con uno staff splendido che ha dato tutte le opportunità a queste ragazze di riuscire a creare questo senso d'appartenenza non solo a una federazione, non solo a una maglia, ma rappresentano tutta l'Italia intera. È la vostra nazionale, lo stiamo dicendo dall'inizio di questo mondiale, nei primi quattro al mondo ci siamo, al di là di tutto e senza problemi, senza magheggi, domani entriamo per battere anche la Serbia. Le lacrime, i sorrisi delle nostre ragazze, le strette, questa è la nostra Italia, l'Italia delle ragazze terribili. Noi diamo appuntamento domani alle 9 con la Serbia, ma l'Italia è già tra le prime quattro e questa è la più grande soddisfazione. Un saluto da Nagoya, da Maurizio Colantoni e da Andrea Lachi Lucchetta. Dai ragazze terribili, dai! Spike it forever, Italia Volleyball Team, yeah!
Ed è una meravigliosa creatura quest'Italia, il decimo successo su 10 gare giocate vale l'accesso in semifinale con un turno d'anticipo. Consuelo Mangifesta, tanta emozione, non ci nascondiamo, ci siamo emozionati perché contro la premiata ditta Egon Usilla non ce n'è per nessuno, Consuelo. Sì, infatti, guarda, non mi chiamate più a fare questi commenti perché veramente grandissima Italia, davvero meritatissima questa qualificazione alla semifinale, veramente spettacolari. Davide Mazzanti, finalmente possiamo dirlo, si regala un compleanno meraviglioso perché oggi compie gli anni, quindi festa fantastica, sushi per tutte. E adesso, insomma, io non ho più nient'altro da dire se non divertitevi ragazze, giocatevela, perché questo è già un risultato clamoroso, meraviglioso, spettacolare. Non ho altri aggettivi da usare per questa squadra. Lo vediamo con il gatto porta fortuna Doremon, ma è sempre con loro come con loro siamo tutti noi, siete tutti voi. Grazie alla Rai, grazie a Rai 2. Domani c'è un'altra sfida da seguire, quella contro la Serbia. Noi però tra le migliori quattro del mondo ci siamo già, vogliamo arrivare ancora più lontano. Grazie davvero, grazie Consuelo Mangifesta. Domani grazie, mattina Simona. Alle 9:05 circa Rai 2 ci saremo anche noi, Italia-Serbia. Arrivederci.